Del fascismo vi abbiamo raccontato ogni passaggio, ogni protagonista, ogni segreto, tutti tranne uno. Il suo rapporto con la massoneria, forse uno degli aspetti più controversi nella storia italiana del Novecento. Grazie al contributo di storici ed esperti, abbiamo ricostruito i momenti che spinsero i massoni ad appoggiare e finanziare l'ascesa del fascismo. Eppure, il Duce non esitò a perseguitarla. Ma allora ci siamo chiesti, perché questa ostilità di Mussolini verso la massoneria? È vero, come qualcuno ha ipotizzato, che tutto è nato dal rifiuto della sua richiesta di affiliazione? Un racconto storico che sembra forse più una vera e propria inchiesta. Abbiamo avuto accesso a una serie di luoghi, talvolta difficilmente visibili, come i tempi massonici, come quello in cui siamo ora, è un capitolo mai aperto della storia italiana. Palazzo Vitelleschi è la sede della Gran Loggia d'Italia degli antichi liberi e accettati muratori, una delle più grandi obbedienze massoniche italiane. La massoneria moderna nasce nel 1717 a Londra. La parola deriva da Mason, che in inglese significa muratore. I massoni raccolgono infatti l'eredità delle gilde dei costruttori delle grandi cattedrali medievali, mantenendone le parole e i segni di riconoscimento. Nel giro di pochi anni la massoneria si espande in tutto il mondo e i suoi valori di libertà, uguaglianza e fratellanza sono alla base della rivoluzione americana, della Carta dei diritti dell'uomo e della rivoluzione francese. Le monarchie assolutistiche di tutta Europa capiscono subito che quelle idee sono un pericolo mortale per il loro potere. Immediatamente mettono al bando la massoneria. Le monarchie sono appoggiate dalla Chiesa Cattolica. Nel 1738 viene emanata da Clemente XII la bolla In Eminenti Apostolatus Specula, che spiega dettagliatamente come ai buoni cristiani sia vietato di appartenere alla massoneria. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Non è l'ateismo la questione su cui si differenzia la Chiesa dalla massoneria, perché tutto il tempio massonico è pieno di oggetti e simboli religiosi. Il libro sacro poggiato sull'ara, che nella nostra cultura è la Bibbia, ma è presente nelle altre culture nelle sue varie versioni. La menorah, che è il richiamo esplicito alla religione ebraica e all'infinito, alla emanazione del mondo da parte del Creatore. La grande scritta alla gloria del grande architetto dell'universo, in cui nella parola architetto si compendiano tutti i possibili significati della divinità. E infine il delta luminoso, l'equivalente dell'occhio onnisciente della tradizione cattolica e in generale dell'unione dello sguardo amoroso della divinità con la ragione che è rappresentata dal triangolo. Un contesto, insomma, tutto fortemente religioso e tutt'altro che ateo. Soltanto la Chiesa Cattolica, fra tutte le confessioni religiose, si opporrà ferocemente alla libera ricerca della divinità praticata dai massoni. Da questo punto avrà origine un durissimo scontro che andrà avanti per i secoli a venire. I busti di marmo sulla passeggiata del Gianicolo sono dedicati agli uomini che hanno contribuito a fare l'Italia. Almeno metà di loro sono dichiaratamente massoni. Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio, Giosuè Carducci, Francesco Crispi, Giuseppe Zanardelli sono liberi muratori.
Ma sicuramente il più grande, il più amato dagli italiani è Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Il monumento è inaugurato il 20 settembre 1895, anniversario della presa di Roma e della fine del potere temporale del Papa. Originariamente la statua è posizionata in modo diverso. Lo sguardo dell'eroe è rivolto verso il cupolone in senso di sfida. Dopo i patti lateranensi del 1929, la statua sarà voltata verso il Gianicolo per volere del Vaticano stesso. Il grande sforzo, la grande utopia dei massoni di età liberale in Italia è stata quella di fare gli italiani, di costruire lo Stato laico, di secolarizzare la nazione, di rendere popolare e condiviso il processo risorgimentale. Questo ha un maggior impatto e un significato tanto più forte in Italia perché l'Italia è l'unico Stato al mondo che si è costituito in nazione contro la volontà della religione maggioritaria. Sono i massoni che chiedono già a metà degli anni 70 dell'Ottocento il divorzio in Italia. Sono ancora i massoni quelli che puntano alla secolarizzazione della morte, dei cimiteri. Quei cimiteri che, essendo cattolici, non accettavano chi cattolico non era. Il 9 giugno del 1889, a Campo dei Fiori, a Roma, nel centro del cattolicesimo, i massoni erigono la statua a Giordano Bruno, il frate domenicano che nel 1600 qui fu arso vivo dalla Santa Inquisizione. Il comune di Roma impediva costantemente che si realizzasse questo progetto perché non concedevano l'area su cui innalzarlo. C'è voluto una mobilitazione nazionale, c'è voluto un presidente del Consiglio massone, Francesco Crispi, perché finalmente il comune di Roma fosse costretto a concedere l'area. Simbolicamente è importante anche il fatto che il monumento guarda il Vaticano. È una contrapposizione tra l'Italia laica e l'Italia cattolica, quell'Italia cattolica che ha condannato a rogo un libero pensatore. Mentre la massoneria celebrava la vittoria della laicità, pochi anni prima, a Predappio, nasceva l'uomo destinato a cambiare il corso della storia italiana e mondiale. L'avversione nei confronti della massoneria è una costante di Benito Mussolini sin da quando era un semplice iscritto al Partito Socialista. Ma da cosa può nascere un'ossessione che porta un uomo ad attribuire ad un'unica istituzione la colpa di tutto ciò che gli accade? A metà degli anni 70 un articolo di Silvio Bertoldi sulla Storia Illustrata espone la tesi che Mussolini avrebbe tentato agli inizi del Novecento di diventare massone, venendo ogni volta rifiutato. Mussolini, secondo una tradizione orale, ha cercato di entrare intorno al 1912, poco prima dell'assunzione della direzione dell'Avanti. E secondo questa tradizione, che si è tramandata nella massoneria milanese, avrebbe fatto la domanda in una loggia simbolica, la Cattaneo, e non sarebbe stato preso. Non sarebbe stato preso per ragioni legate al suo carattere violento e al tono estremamente aggressivo dei suoi articoli, che secondo questi massoni facevano a pugni con i principi di equilibrio e di saggezza tipici della tradizione massonica. Forse la spiegazione sta proprio nella ritualità che la massoneria impone ai suoi adepti. È difficile immaginare che il duce abbia potuto accettare di entrare in un tempio, bendato, con piede scalzo e le spade puntate contro il cuore scoperto. In ogni caso, queste sono delle semplici ipotesi.
perché già nel 1904, poco più che ventenne, in qualità di giovane dirigente del Partito Socialista, ha chiesto l'espulsione dei massoni dal partito. Ci sono diverse similitudini tra il movimento socialista e la massoneria. L'anticlericalismo, il culto del lavoro, gli attrezzi, l'idea del sol dell'avvenire che assomiglia moltissimo all'Oriente dei templi. Nel 1914, al congresso di Ancona, Mussolini cerca di rompere ogni corrispondenza, chiedendo l'incompatibilità tra il socialismo e la libera muratoria. La sua mozione viene approvata a grande maggioranza e l'unica voce che si leva contro di lui è quella di Giacomo Matteotti, che gli urla: «Noi ritorneremo in questo modo alle liste di proscrizione e dovunque tu andrai, tu porterai la rovina». È solo l'inizio di uno scontro aspro che andrà avanti per 10 anni e terminerà con l'omicidio del deputato socialista. L'Italia, uscita vittoriosa dalla Grande Guerra, deve affrontare una grave crisi, violenti scontri sociali, un'ininterrotta instabilità politica. Fulvio Conti è un professore di storia contemporanea dell'Università di Firenze, autore del libro Storia della massoneria italiana dal risorgimento al fascismo. Alla fine della Prima Guerra Mondiale la massoneria si trova un mondo radicalmente cambiato rispetto a quello della vigilia. Non c'è più il vecchio sistema liberale dei partiti laici, democratici, che aveva dato vita ai fronti popolari. E nello scenario politico italiano ci sono delle novità molto importanti. La prima è la nascita del Partito Popolare, il Partito Cattolico, che per la massoneria rappresentava il nemico principale. La seconda sono le trasformazioni del Partito Socialista, che già ha stabilito l'incompatibilità con la massoneria al congresso di Ancona del 14. In questo scenario la nascita del movimento fasci di combattimento, specialmente del primo fascismo, rappresentano un'opzione credibile per la massoneria, come del resto per una buona parte della classe dirigente liberale, democratica, di estrazione risorgimentale. La massoneria e il primo fascismo parlano, non dico lo stesso linguaggio, ma in buona parte sì. Ma perché la massoneria continua a fidarsi di chi si è sempre dichiarato ostile nei suoi confronti? Mussolini non aveva mai nascosto la sua rabbia antimassonica. Nel 1921, appena arrivato alla Camera, pur sconfitto elettoralmente nel suo primo discorso, rinnova la sua sfida alla massoneria, riconoscendo nel cattolicesimo la vera matrice dell'unità italiana. Per me, la massoneria è un enorme paravento, dietro al quale, generalmente, vi sono piccole cose e piccoli uomini. Io penso e affermo che l'unica idea universale che oggi esiste a Roma è quella che si irradia dal Vaticano. La massoneria italiana, commettendo lo stesso errore della classe liberale italiana, è convinta di poter cavalcare il fascismo e poi di poterlo controllare e renderlo inoffensivo una volta abbattuto il pericolo bolscevico. Nel gruppo dirigente che porta Mussolini al potere la presenza massonica è molto forte. Sono massoni almeno due dei quadrunviri che guidarono la marcia su Roma: Italo Balbo ed Emilio De Bono, due dei massimi esponenti del fascismo. Il ritrovamento di alcuni documenti ha portato alla luce un nuovo aspetto del rapporto tra massoni e fascisti. La concessione agli storici di questo nuovo archivio, l'archivio dell'ultimo Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, Domizio Torrigiani, mi ha consentito di trovare delle carte che da questo punto di vista rappresentano prove incontrovertibili di un finanziamento diretto della massoneria al fascismo, un finanziamento molto consistente. Ho trovato una lettera in queste carte di un importante massone milanese, Sansepolcrista, uno di coloro che avevano partecipato alla fondazione dei fasci di combattimento a Piazza Sansepolcro. È questa lettera di Federico Cerasola
del 9 novembre 1922, quindi siamo a una decina di giorni dalla marcia su Roma, in cui scrive al Gran Maestro: fino a questo momento ho dato ai fasci 700.000 lire, conto di arrivare almeno ai 2 milioni. La cifra con cui la massoneria finanzia il fascismo è enorme per l'epoca. Quasi il doppio del milione con cui 11 anni prima, nel 1911, il Grande Oriente d'Italia ha comprato addirittura Palazzo Giustiniani. La Sala Zuccari per anni sarà il tempio in cui si riunirà il massimo livello della massoneria italiana. Il palazzo ospita oggi gli uffici dei senatori a vita. Non solo con i soldi la massoneria cerca un rapporto privilegiato con il fascismo trionfante. Il Gran Maestro Domizio Torrigiani manda a Mussolini questo telegramma pochi giorni dopo la marcia su Roma. Nell'ardua impresa a cui ella si accinta animosamente, tutte le forze nazionali debbono seguirla, così che ella possa superare la prova nel modo più glorioso per la patria. Accolga, eccellenza, per la patria e per sé, il saluto augurale che le invio, con animo fervido e schietto. Le parole del Gran Maestro non hanno però l'effetto sperato e pochi anni dopo sarà arrestato e ridotto in miseria dal fascismo. Domizio Torrigiani verrà condannato al confino di 5 anni che sconterà in parte a Lipari, in parte a Ponza. Fra l'altro non abbandonando del tutto l'attività libro-muratoria. A Ponza riuscirà a fondare, insieme ad altri confinati, una loggia clandestina intitolata a Carlo Pisacane. Fra i membri di questa loggia ci sarà un socialista, Placido Martini, che figurerà poi fra le vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. Perché Mussolini, subito dopo la presa del potere, attacca i massoni? Anche se molti fascisti sono massoni, Mussolini fa una scelta di campo. I nazionalisti sono antimassoni da sempre e Mussolini ha bisogno dell'appoggio dei nazionalisti. Mussolini capisce, andato al potere, che ha bisogno della Chiesa Cattolica. Due forze, due poteri, due realtà che vogliono la caduta dei massoni. Siamo nel pieno centro di Roma. In questa casa di grande prestigio abitava il conte Santucci, presidente del Banco di Roma. E in questa casa si incontrano nel gennaio del 1923 il cardinal Gasparri, il segretario di Stato che firmerà nel 29 i patti lateranensi, e Benito Mussolini. L'unica cosa curiosa però è che l'incontro è segreto e Mussolini entra dalla porta posteriore nascosto, senza scorte, in maniera da non farsi vedere, mentre il cardinale Gasparri si fa vedere da tutti mentre va all'incontro col duce. È molto significativo che a gennaio del 1923 Mussolini incontra in gran segreto il cardinale Gasparri e a febbraio del 1923 il Gran Consiglio del Fascismo dichiara il divieto della doppia appartenenza. Il Gran Consiglio invita tutti i fascisti che sono massoni a scegliere fra l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla massoneria, poiché non vi è per i fascisti che una sola obbedienza, l'obbedienza assoluta, devota e quotidiana, al capo e ai capi del fascismo. In quel Gran Consiglio, su 19 membri, almeno 12 sono massoni, ma nessuno di loro vota contro. Soltanto in 4, tra cui Italo Balbo, si astengono. Se sei nel partito, non puoi essere massone. Il rapporto di causa-effetto mi sembra assolutamente evidente. Ci sarà chi lo capisce, ci sarà chi non lo vuole capire e dovrà aspettare la legge antimassonica per rendersi conto
che la morte è per tutti. È chiaro che la repressione e poi la messa fuori legge della massoneria è uno dei prezzi che Mussolini deve pagare perché questo processo di avvicinamento alla Chiesa Cattolica vada avanti fino al culminare in quei patti ladronensi che saranno elemento di importante consolidamento del regime. Mussolini non poteva avere contropoteri, conventicole al suo interno che non fossero pienamente nel suo controllo. Mussolini raccoglieva tutto quello che era possibile raccogliere da ogni angolo della penisola, materiali che la polizia segreta gli forniva sulle abitudini dei suoi camerati. Questo serviva a Mussolini per controllarli. Una delle accuse più ricorrenti che si leggeva in quei rapporti era che si trattava di un massone. I massoni sono a un bivio. Mentre si interrogano sul rapporto col fascismo, pochi mesi dopo, a giugno del 1923, viene approvata la prima parte della riforma Gentile sulla scuola. L'insegnamento della religione entra ufficialmente nelle scuole di Stato. È la fine dell'Italia laica per cui tanto i massoni si erano battuti. Cosa giustifica la violenza con cui Benito Mussolini si scagliò contro la massoneria? Gran parte dei gerarchi fascisti erano massoni. Le spiegazioni sono, a mio avviso, diverse. Una psicologica: Mussolini non avrebbe mai accettato di subire il controllo di un potere esterno. Ci sono invece delle ragioni politiche. Ecco, quella parte della massoneria dopo l'assassinio di Matteotti cominciò a prendere le distanze in modo netto, fino a trasformarsi in una vera e propria opposizione al regime che Mussolini stava tentando di consolidare. All'inizio del 1925 Mussolini si assume la responsabilità politica del delitto Matteotti. È l'atto che segna il passaggio al regime. Nel maggio dello stesso anno propone alle Camere una legge per mettere al bando la libera muratoria. Le parole che il duce usa sono quasi le stesse del Benito Mussolini socialista. Ancora una volta è solo la voce di un non massone, Antonio Gramsci, a levarsi nell'aula. La massoneria è stato l'unico partito reale ed efficiente che la classe borghese ha avuto per lungo tempo. Chi è contro la massoneria è contro il liberalismo, è contro la tradizione politica della borghesia italiana. In realtà il fascismo lotta contro la sola forza organizzata efficientemente che la borghesia capitalistica avesse in Italia. Il primo maggio del 1925 Benedetto Croce firma l'appello degli intellettuali contro il fascismo. Il gran maestro Domizio Torrigiani, che pochi anni prima aveva scritto un telegramma di congratulazioni al duce, ora capeggia la lista dei massoni che firmeranno l'appello con lui. Tra loro c'è anche Giovanni Amendola, che solo pochi giorni dopo verrà pestato a morte. Eccoci nella Sala dei Passi Perduti della Gran Loggia d'Italia, nella sede di Firenze. È lo spazio antistante ai templi, che i massoni chiamano così perché presuppongono
che solo all'interno del Tempio potranno trovare l'equilibrio e i passi giusti. La fase più efferata e più violenta degli attacchi degli squadristi contro la massoneria fu raggiunta all'inizio di ottobre del 1925 e a Firenze. Giovanni Pecciolini era un giovane ferroviere, aveva 26 anni, iscritto al Partito Repubblicano e segretario di una loggia del Grande Oriente d'Italia a Firenze. Una squadraccia fascista attaccò la casa dove abitava il maestro venerabile, il capo di questa loggia, Napoleone Bandinelli, e Pecciolini si recò in soccorso. Ne scoppiò una colluttazione con i fascisti. Pecciolini fu subito portato alla sede del fascio, torturato, seviziato e poi ucciso a rivolverate vicino alla casa del maestro venerabile della sua loggia. Il 20 novembre del 1925 il Senato Regio approva definitivamente la legge contro la massoneria. Da ora essere massoni non è più incompatibile solo con il fascismo, ma anche con la difesa della patria. Il 22 novembre Domizio Torrigiani scioglie la libera muratoria in Italia. È un passaggio inevitabile perché il rispetto della legge e della patria è un aspetto fondamentale per i massoni. Il Gran Maestro ritiene che le logge non possano ritualmente riunirsi contro il proprio Stato, anche se ormai in quello Stato e in quelle leggi non si riconoscono più. Da quel momento la massoneria ufficialmente non esiste più in Italia. Certo, vi è una presenza clandestina che continuerà a esistere ancora per mesi e per anni in tutto il corso degli anni 20 e anche degli anni 30. Ma così come avviene per i due partiti socialisti, il riformista e il massimalista, il Partito Repubblicano, il Partito Comunista Italiano, alcuni esponenti del movimento organizzato dei cattolici, molti leader prendono la via dell'esilio. La legge contro la massoneria impone ai 20.000 massoni sparsi su tutto il territorio italiano scelte dolorose. È sufficiente aver partecipato a un rituale per essere arrestati. In tanti scelgono la via dell'esilio per combattere il fascismo dall'estero. Molte decine vengono incarcerati o mandati al confino. Tra quelli che scelgono di restare in Italia c'è chi aderisce al Rotary, che ha diverse attinenze con i rituali massonici. Ma durerà poco perché il governo fascista deciderà di vietarne l'esercizio. Nel 1932, 8 anni dopo la legge contro la massoneria, Mussolini a Torino, in un discorso pubblico, continua ad attaccare i massoni in esilio. Oltre le frontiere ci sono dei farneticanti, i quali non perdonano all'Italia fascista di essere in piedi. Per questi residui o residuati di tutte le logge è veramente uno scandalo inaudito che ci sia l'Italia fascista. Anche dopo lo scioglimento della massoneria, Mussolini fu ossessionato dalle logge. C'è una ragione psicologica ed è quella il tiranno che ha paura della congiura. Ed è una ragione psicologica che però ha una radice solida nella realtà del suo partito e del regime in cui la quasi totalità dei gerarchi più importanti erano massoni e tali almeno rimasero anche dopo.
qui a Palazzo Venezia finirà l'epopea mussoliniana. Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio approverà la mozione Grandi che costringe Mussolini alle dimissioni da capo delle forze armate. La mattina successiva il re lo farà arrestare e la storia cambierà ancora il suo corso. Tra i 19 firmatari della mozione che lo costringe alle dimissioni, 12 sono massoni. Tra questi Grandi, Rossoni, Acerbo, De Marsico. Vi è una cosiddetta congiura di palazzo, quegli ambienti monarchici che pressano sul re perché dissoci le sue responsabilità da quelle di Mussolini. Vi sono gli alti gradi dell'esercito che vogliono evitare l'estrema disfatta militare dell'Italia. Vi sono tutta una serie di ambienti antifascisti che premono sul re perché il licenziamento di Mussolini apra la strada a un abbandono della politica di stretta alleanza con la Germania nazista e quindi anche in questo caso della ricerca di una pace separata. E darei per certo un ruolo della massoneria nel 25 luglio del 1943, ma non preponderante. Secondo me la vera regia, diciamo, di quella operazione che portò alla caduta di Mussolini era una regia inglese. Questo lo possiamo dire con certezza documentale perché da una fonte assolutamente autorevole come quella dell'archivio di Stato di Kew Gardens, dove sono custoditi i documenti del governo, della diplomazia e dell'intelligence di quel paese. L'ossessione antimassonica non abbandonerà mai Mussolini, che nel suo ultimo discorso al Lirico di Milano attribuirà la sconfitta a un complotto a cui avrebbero partecipato anche le logge massoniche. In quello che verrà chiamato anche il discorso della riscossa, il clima è surreale. Le truppe alleate sono a meno di 300 chilometri. Oramai tutto è perduto, ma il Duce non risparmia l'ultima accusa alla massoneria. Cari camerati milanesi, vi ha tradito la rete di spressione annunciata l'8 settembre, è stata voluta dalla monarchia, dalle correnti plutocratiche della borghesia italiana, da talune forze clericali, congiunte per l'occasione a quelle massoniche, dai stati maggiori che non credevano più alla vittoria. Noi vogliamo difendere con le unghie e con i denti la Valle del Po. I fantasmi che Mussolini aveva temuto tutta la vita sembrano prendere corpo e sferrare il loro ultimo attacco. Chissà se avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe toccato proprio a due massoni americani, il presidente Franklin Delano Roosevelt e il suo vice Henry Truman, gran maestro della loggia del Missouri, sconfiggerlo nella sua ultima e disperata battaglia.